Bene ragazzi, qui è Stepney e bentornati. Questo è un nuovo gioco che si chiama Amnesia o Amnesia, non lo so di preciso. E l'ho appena acquistato su Steam. E questa sarà la prima partita sul gioco ufficiale che farò. Allora, diciamo, preannuncio che io mi caco in mano, quindi questa serie sarà fatta per far divertire voi a vedermi Orio. E mi raccomando, alla fine di questo episodio, vi invito a lasciare molti commenti riguardanti questo gioco se vi piace. E soprattutto tanti mi piace, perché sapete, adoro quando mettete mi piace, io vi adoro sempre. Siete già tipo 2600, se 2600, 2700, ora mentre sto registrando 2600. Aspettiamo il caricamento e iniziamo a parlare un po' di questo gioco. Allora, ho provato la demo, che potete provare anche voi gratis su Steam. Inutile, abbasso un pochino il volume. Allora, ci si muove con W doppia. Allora, i tasti sono quelli di Minecraft, per chi conosce Minecraft i tasti sono quelli. Quindi è abbastanza semplice. Io lascio guardare me. Oddio, cos'è il sangue? Oh, credo di sì. Boh, all'inizio non capivo. Ma questo mi sa che l'ho visto anche nella demo. Non lo so. Guardate cosa c'è qui. Nutelline. Ok, scherzavo, giochiamo. Alzati. No, alzati. Cammino spastico. E dai. Che ti costa? Premi il tasto J per un accesso veloce ai tuoi problemi. Il tasto M per assicurati di controllare sempre. Oh, un vaso. Boom, devastato. Cos'è questo? Che okay, mi sa che di qua non ci posso passare. Allora, fatemi sapere se qualcuno di voi. Oh, che cazzo c'ha il mio meno? Perché sta barcollando? Boh, vabbè. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha questo gioco. Oddio, paura. Dai, non me la fa. Qualcuno ha questo gioco e magari. Magari mi può consigliare qualcosa, non so. Io ho visto questo gioco da un youtuber americano. No, non so se è americano, inglese di sicuro perché parla inglese. E vi assicuro che mi sono buttato a vedere risate perché lui fa schiantare. Magari io sono un po' nuovo. Cos'è sta roba? Dai, dai, omino, muoviti. Vado allora. Sangue. Scale, bene. Sali? Probabilmente questo primo episodio non sarà un granché. Sarà un po' noioso visto che comunque è appena cominciato il gioco, quindi non penso ci siano scene strane. Eccoci. Adesso che succede? Come mai fai così? Rialzati. Oh. Ok, è una stanza. Cos'è questo? Un cassetto. Apri? Non si apre? Oh, si è aperto. Wow, vuoto.
Inutile. Inutilità. Questo cos'è? Oh no, cos'è questo peso? Allora, io non so bene cosa, quale sia l'obiettivo. Oh, una scopa. Like a witch, yeah, baby. Baby. Oh yeah, oh yeah, shit. Che cazzo? Oh, oh, oh. Attenzione, quando si trovi al buio della sua sanità mentale diminuisce lentamente. Accendi la luce nell'ambiente utilizzando le scatole contenenti l'esca o un l'acciarino per cercare altre sorgenti di luce. Oh, un armadio. Cos'è? Me lo posso mettere questo? Andiamo. Cos'è quello? Già, comunque, se vi interessa, è costato 14,99 euro. Quindi non neanche tanto. Cioè, secondo me ne vale la pena. Vi avverto. Allora, io sto registrando dal computer portatile di mia madre, perché il mio computer non supporta, diciamo, la qualità di questo gioco. Infatti, quando ho provato la demo sull'altro mio computer, vedevo dei colori strani e non funzionava. Quindi state attenti bene alla vostra scheda video, perché se non gira e lo comprate, buttate via 15 euro. No, cioè non è che buttate via 15 euro, perché comunque tramite Steam potete giocarci da un altro computer. Però comunque merita sempre controllare prima la scheda video prima di acquistare un qualsiasi gioco, eh. No, non solo questo, un qualsiasi gioco. Oddio, oh mio Dio. Sono cagato in mano perché ho visto i fogli. Eventi posso usare in luce a 3. Ragazzi, ho paura. Probabilmente inviterò qualche mio amico, anche se. Cos'è? Cosa sono questi? Oddio. Ma comunque inviterò qualche mio amico anche che non gioca alla play. Per farmi compagnia, quindi se vedrete le altre persone che ho messo saranno miei amici e si presenteranno quando ci sarà il momento. Comunque sto registrando con Camtasia e l'ho scaricato da poco e non so tanto bene come si usa. Comunque sembra un programma abbastanza carino e diciamo che cos'è? Confronto a Sony Vegas, scusate, in confronto a Fraps, una lanterna! Sì! La lanterna può essere attivata, prendi il tasto F. Wow, è un boss. Cos'è questo? Oh, una cesta. Oh yeah, cos'è? Bam! Ah, la scatola contenente, sì, ho messo così. Io metto la lanterna, non ci vedo più niente. Ok, dove sono finito? Cos'è questo? Se avete qualche consiglio da. Cos'è? Terremoto? Se avete qualche consiglio da darmi, non esitate a farlo perché sono le prime armi a questo gioco. No, ma per. No! Oh, Ganzo! No, Ganzo niente. Sì, posso bruciare una scopa? Posso bruciare la scopa? Non lo so, sembra di no. Boom, ora piglia fuoco da casa. Che c'è? L'olio, la lanterna. Tanto. Cos'è questo? Vorrei chiederti quanto ricordi. Non so se resterà qualcosa che vedo. Non temere, Daniel. Posso dirti perché, ma sappi questo. Ho scelto di cercare di tenere conto. Non so cosa vedere da te.
God willing, the name Alexander still invokes bitter anger in you. If not, Alexander uccide il suo vecchio antico, il tuo è giovane fuori. Non potrà paragonarsi a te. L'ultimo suo nome ti sta seguendo. È un incubo, è un ente che distruggerà la realtà. Ho tentato di tutto e non c'è modo di contrastarlo. Scappa finché puoi. I have tried to redeem us. Ora salvo se ti rendo. Devo raccogliere se. Oh, una leva. Oh mio Dio. Cos'è? Oddio, cosa no? Io ho paura. Io non ci vado. Perché? 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 Perché ho scelto di giocare a questo gioco? Sala d'ingresso. Non so neanche da quant'è che sto registrando. Boh, facciamo altri 5 minuti e poi basta, eh? Anzi, forse meno. Altri 3 minuti, tanto questo è il primo episodio. Sennò poi viene troppo lungo. Guardate, ho fatto la PayPal per... Cioè, l'avrete già visto, ma ora ve la faccio vedere. PayPal per acquistare questo gioco. E poi magari quando avrò la partnership i soldi me li mettono qui, credo. Percorrete, hai premuto il tasto left shift. Ok, dovrebbe essere questo. Sì, sta correndo. Che sketch. Perché non mi sale? Allora, sono finito qui all'inizio, non so. Eccoci, cosa c'è? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the light. Una visione, cos'è? You've been to the refinery, have you not? Cos'è questo di... Is it connected to the... What did you call it? Dovevo andare? Oh, sento per le porte. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Basta. Ok. Odio quando c'è quelle sequenze. Fanno cagare in mano. Comunque la grafica devo dire è molto sgravata. Fabbrica liquatoria. Oh mio Dio, cos'è questo? È dura e pieghevole, non può essere spezzata da mani o strumenti. E vai. Bene. Perfetto. Ehi. Beh, poi scherzi, eh. Bene, io per prima cosa andrò di qua. Uscire una scatola. Allora, bene. Lanterna, sì. Ok. Pensavo a qualcos'altro. Hi, Mr. Chair. Se ogni tanto mi sentite parlare in inglese è perché magari prendo spezzoni di quel ragazzo inglese che ho visto. E vi giuro, è veramente simpatico. Non sto a sponsorizzarlo visto che ha 60.000 iscritti, quindi. No, 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 che ho fatto? Avete visto? Si è tipo sigillato. Cioè, non sto a sponsorizzarlo perché ha 60k iscritti, cioè se vuole prende mi chiude il canale, tipo. Allora, questi venticelli potevano evitare di metterli. Visto che magari c'è la gente sensibile come me che non sopporto. Cantina. Siamo in cantina? È bloccata. Ah, che bellezza. Di qua cosa c'è? Laboratorio. Ah, laboratorio. No, stavo per dire, non mi stupisco se è bloccato anche questo. Gli altri bambini gli urlavano molto e solo lui suonava un ritmo costantemente in crescita e lo incitava a farlo. Lo sto facendo davvero? Pensò il ragazzino e colpì la sua vittima con una pietra. Ok, ma io direi che questo episodio può anche svolgere al termine. Può anche svolgere al termine. Ah, vabbè, dai. Che c'è? No, c'è una foggia. Prendilo. Che ho fatto? No, lo dovevo prendere. Posso andare qua? No, presumo di no.
accendiamo qualche luce. No, ragazzi, non ce la può. Eccoci. Cos'è? Che devo fare? Sta luce accesa. Va bene, dai. Ah, ok, una funzione. Dai ragazzi, ci vediamo al secondo episodio. Non so quando. Non so se sarò da solo, ma ora non lo faccio, lo assicuro. Ok, bene ragazzi, lasciate un commento, mi piace, mi raccomando. E ci sentiamo alla prossima.